Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché ne ti importasse dei poveri, ma perché erano ladri. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete a me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. C'è un uomo del profeta Isaia che viene applicata a Gesù, dove dice, profeticamente parlando di lui: «Non griderà, mi alzerà il tono, non farò udire in piazza la sua voce, ma spezzerà una canna incrinata, non spedirà uno stoppino nella fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità». Quindi c'è un'amplificazione di quello che fa. Questo versetto spiega l'atteggiamento di Gesù, che di fronte al male che si organizza attorno a lui, partendo dal traditore di Gesù che è all'interno del gruppo, sono i sacerdoti, tutti quelli che sappiamo essere gli attori di questo dramma, l'atteggiamento di Gesù si spiega col fatto che li lascia fare, ma non per questo rinuncia a proclamare la verità. Davanti a Giuda, che dice quella frase che è maliziosa, si poteva usare davanti alla sua invidia per questo culto che c'è verso Gesù e che lui avrebbe forse voluto, davanti al fatto che scivolava sempre di più nel vizio e anche nel furto, perché in altre cose, Gesù non lo denuncia, lo ferma, lascialo fare. Nel Vangelo della Passione secondo Marco c'è scritto anche: anzi, quello che ha fatto quando verrà proclamato il Vangelo verrà ricordato per sempre, no? Lo ferma, ma non lo denuncia, dice cos'è la verità. Dice: sta facendo una cosa buona, sta dando un segno profetico della mia sepoltura, di lì a pochi giorni verrà ucciso, perché sei giorni prima della Pasqua, era il sabato, quindi parliamo del lunedì, no? E il venerdì sarebbe stato ucciso. Quindi dice implicitamente a Giuda: vedi cosa sta facendo, lei sta adorando il mio corpo, sta facendo un atto di culto, lo onora perché io sono il Dio vivente fatto uomo, tu invece cosa stai per fare? Sei ladro, stai per tradirmi fino all'ultimo, anche non nell'ultima cena, che tre giorni dopo dirà: c'è qualcuno qui che mi tradirà, come dire: non faccio il nome, ma se vuole io non lo scopro, se vuole può fare un passo indietro. Probabilmente avrebbero organizzato
la scienza della malvagità che fa scegliere di compiere degli atti che sono sempre più sprofondati nel male, no? Uno dietro l'altro, ma non denuncia, non ferma. Anche noi possiamo sempre dire: dov'è Dio? Perché permette questo? Ma qui succede questo, succede quell'altro, sembra che non ci sia autorità, che ci sia un vuoto di potere, no? Invece non è così, perché la frase di Isaia dice: il Salvatore è venuto per dare un'opportunità a tutti di salvezza. Lascia agire tutti nel bene e nel male. Raccoglie dopo e alla fine la retribuzione. Non è durante questa vita. Durante questa vita noi siamo disturbati tutti quanti da ciò che è male, da chi fa il male, facciamo più fatica a scandalizzarci di noi stessi, ci scandalizziamo più degli altri. Ma quello che sta dietro, la nostra ansia, la rabbia, la ribellione, le distanze che prendiamo a volte anche dalla Chiesa o da altre cose, è proprio perché pensiamo che Dio debba intervenire subito e la vita su questo mondo debba essere regolata da Lui. Invece Lui ci dà una regola, che sono i comandamenti, la sua legge, la legge dell'amore, per far scegliere i nostri cuori di aderire al suo regno. Poi ci tirerà fuori di qui. Chi segue i suoi comandamenti verrà come pescato, no? Sono queste figure che sono importanti. La rete che pesca i pesci, poi vengono scelti quelli per gli altri, vengono buttati, la mietitura e poi viene fatta la scelta, no? Fra il grano e la zizzania, ma è alla fine dei tempi. Noi siamo sempre qui ad attendere la giustizia subito e immediata. Perché invece questo è il tempo delle libere scelte, degli errori o dei peccati anche volontari, delle conversioni o della mancanza delle conversioni, ma è la porta aperta che è data dalla misericordia di Dio per entrare nel regno. Per cui a noi non spetta giudicare, non perché non dobbiamo capire che cosa è bene e cosa è male, ma perché il tempo si chiude per tutti e per ciascuno quando Dio lo decide. Quindi non è un vuoto di potere, ma è questo non spezzare la canna incrinata, non spegnere, non la catena che sta cominciando a fare fumo, che sta per spegnersi, vuol dire ormai non c'è niente da fare, quello è un peccatore, quello è un delinquente, tac, spezziamo la canna, condanniamo la morte, per quello non c'è niente da fare, quello lo esiliamo, quello non fa parte dei nostri, questo è il giudizio. Gesù questo non lo fa, non perché vada bene il male, ma perché attende e basta una risposta, anche solamente un sì, una sola nota, no? Nella vita dell'intera persona, che sia quella giusta perché venga agganciato, preso e salvato. Poi ci sarà il tempo della sua ristrutturazione, che sia una purificazione, un purgatorio, sono dati molto per dire e per immaginare questo, ma non sta a noi. A noi basta sapere questo, che la misericordia è il tempo di attesa di Dio davanti ai peccatori, davanti a tutti noi, perché facciamo la nostra scelta e siamo fedeli fino alla fine. Poi interverrà Lui. Sia lodato Gesù Cristo. È un